Buongiorno, abbiamo appena fatto colazione al rifugio e adesso, mi hai messo la mano davanti all'obiettivo e adesso ci rimettiamo un attimo a dormire perché stanotte ha fatto abbastanza freddo. Stiamo finendo di sbaraccare la nostra postazione, abbiamo messo via la tenda e adesso arriviamo lì, a quel vado, e poi proseguiamo verso la Duchessa che è là dietro. Si parte ora direzione Lago della Duchessa. Qualche centinaio di metri, poi dopo c'è l'ultima salita di tutto il percorso. Abbiamo preso da poco il video per il Lago della Duchessa e ora iniziamo a salire fino alla Forcella. Cioè, stiamo salendo, non deve marcare molto, solo a sopra, alla Forcella, tutto l'anfitrato del velino, rifugio, Campo Felice. A 100 metri dall'arrivo c'è questo pezzo bello inclinato, però il panorama è top. Queste sono le montagne della Duchessa, Costone e Velino e Cafogna che sono sbucati ora. Tanto vento. Giustamente, dulcis in fundo, le ultime ore di alta via, si perde il sentiero. Questo sentiero che fa Velino, Lago della Duchessa, che anche qui ovviamente non esistono. Signori, con grande serenità vi dico che ci siamo persi e che se venite a fare questo sentiero dovete per forza avere un GPS perché non esiste più. Signori, incredibilmente abbiamo recuperato il sentiero sempre col GPS. Qui c'è un segno. Oh, mi hai trovato la traccia, adesso saliamo di qua. Prendi là, guarda che bello. Perché? Siamo arrivati su st'alto piano, adesso tocca trovare il modo di scendere al lago. Ed ecco a voi il Lago della Duchessa. Voilà, eccoci qua. Che schifo. Signori, che delusione il Lago della Duchessa, me lo aspettavo tanto meglio. Invece è una palude. C'è una mucca che si fa il bagno, anche perché lo possono fare solo loro visto le condizioni del lago. Ecco qua, si apre il panorama sulla Val di Salto. Lì in fondo c'è il bivacco Panaia, adesso speriamo sia aperto così ve lo faccio rivedere. Le ultime propaggini del velino e qui ci sono le strutture del cammino dei briganti che sono tipo dei fuggetti che ti fanno dormire, noi però adesso andiamo diretti al bivacco. Signori, questo è il bivacco. È venuto e l'ha lasciato in condizioni pietose. Lercio. Perché è lercio, luce l'hanno spaccata, è una cosa vergognosa, questo inverno non era messo così quando siamo venuti noi. Abbiamo lasciato il rifugio Panei e adesso corriamo giù a valle. Stiamo scendendo il Valle del Salto tramite via dei briganti. Abbiamo fatto questo micro pezzo cablato e adesso giù di qua. Com'era? Cioè si scende senza girare. Tutto dritto nel bosco.
Questo è piacevole perché è all'ombra. Allora siamo tornati nel bosco, ma lì su c'è un pezzo su roccia. Una volta c'era una catenella che è stata staccata, adesso perché è pericolato. Ultima discesa prima di cartone, ma siamo veramente tanto, tanto, tanto provati. Dovrebbe mancare poco. Teoricamente vorrei stare un altro mai poco. Riserva dei monti della Duchessa. Forza! Eccoci a cartone. Finalmente. Oh. Siamo arrivati a cartone ora. Collezione pietosa. Abbiamo trovato l'acqua, ci siamo buttati dentro la fonte. Adesso dobbiamo scendere ancora al casello di Valle del Salto, però. Questa è cartone, l'alta via dell'Appennino è finita! Ecco Luca che è stravolto. Ecco qui. Ma vabbè, questa è una cosa nostra. Insomma, 140 chilometri sono stati. 2 chilometri. Questa storia del mio suo cartone è un lastricato romano. È molto carino. Ora è veramente finita, non ci sono più chilometri da fare. Percorso bellissimo ma sconsigliato perché veramente non c'è niente, non ci sono rifugi, sentieri che cascano a pezzi, quindi sconsigliatissimo.